almeno una decina di minuti abbondanti di corsa ancora. Ecco Maurizio da Milano, il passaggio al 15° chilometro è stato in 1:08:40, che fa pensare che il tempo finale sarà superiore all'ora e 20, probabilmente 25, e quindi ancora almeno una dozzina di minuti di gara per Maurizio da Milano, che vediamo primo e solo, ha probabilmente incrementato il suo margine di vantaggio sul suo più immediato inseguitore, che dovrebbe essere a questo punto Priblinec, che abbiamo visto scavalcare Mersenati. Squalificati, parliamo di squalifiche importanti, Canto e mentre lanciava il suo attacco, e Walter Arena a sua volta nel momento in cui il giovane siciliano sceglieva la via di rompere gli indugi per superare a sua volta Mersenario, proponendo una doppietta azzurra che sarebbe stata straordinaria. Il quadro statistico riguarda naturalmente Maurizio da Milano, ma al di là delle cifre c'è la grande classe di questo straordinario atleta piemontese nato a Scarnafigi, che ha vinto veramente di tutto e dappertutto, a cominciare da quella straordinaria giornata di Mosca di 7 anni fa nell'Olimpiade del 1980, quando fu protagonista assoluto della gara, di quella stessa gara che adesso lo vede al comando a 2 chilometri, probabilmente o poco più, 3 chilometri al massimo dalla chiusura della prova. Sempre al comando Maurizio da Milano, e il pubblico che segue sui grandi tabelloni dello stadio le vicende della gara di marcia intona cori di estrazione calcistica che comunque fanno indubbiamente piacere. Alle spalle di da Milano si avvicina pericolosamente Priblinec, un concorrente estremamente pericoloso, Josef Priblinec, il cecoslovacco che è stato campione d'Europa a Stoccarda, che è stato vice campione del mondo a Helsinki nel 1983 e che quindi ha un albo d'oro, un palmarès veramente degno, si può dire, di quello di Maurizio da Milano, una sfida tra grandi protagonisti della marcia mondiale. In questa prova in particolare, mentre Maurizio da Milano ha fatto sempre tattica di testa imponendo l'andatura, Priblinec si è tenuto a lungo nelle posizioni di rincalzo prima di venire fuori dopo 12-13 chilometri, riassorbendo progressivamente gli uomini che lo precedevano. Il margine di vantaggio, lo vedete, è comunque abbastanza netto, abbiamo risalito in pratica, se non con l'immagine, da Priblinec a Maurizio da Milano, che ora in gara da oltre 1:16. E si avvicina rapidamente allo stadio olimpico, dove dovrà compiere un tre quarti del giro prima di tagliare il traguardo. Si levano ancora cori calcistici dalla curva sud, e lo stesso coro che sostiene la Roma. Il pubblico si è riscaldato attraverso le grandi prestazioni di straordinari ospiti di questa manifestazione romana, di Ben Johnson, della Costadinova, della stessa Gladys, che ha vinto in maniera straordinaria la gara dei 100 metri femminili, e ora probabilmente spera di poter coronare questa magnifica serata con una vittoria che lo riguardi più direttamente, più da vicino, la vittoria cioè di un atleta di casa, di Maurizio da Milano, che vediamo sempre solo al comando avvicinarsi allo stadio olimpico attraverso grido è Maurizio, e Maurizio da Milano non può sentirlo, ma indubbiamente gli applausi della gente intorno a lui gli fanno piacere, ha fatto segno a qualcuno, probabilmente il fratello che lo sta seguendo attraverso il percorso, c'è anche chi gli corre a fianco praticamente, e siamo in pratica vicinissimi ormai allo stadio olimpico, siamo nella zona del centrale del tennis del Foro Italico. A questo punto Maurizio da Milano, bisogna dire, qualche settimana fa aveva detto: non voglio più trovare tunnel bui sulla mia strada dai quali uscire secondo, per non correre rischi ha impresso un'andatura fortissima per presentarsi solo senza correre troppi problemi, avviandosi adesso all'ingresso nello stadio olimpico
che comincia a sentire proprio palpabilmente il momento conclusivo della gara, è entrato in pratica nei recinti dell'Olimpico, ecco Maurizio da Milano, provato ma abbastanza, almeno apparentemente provato ma sicuramente soddisfatto, alterna sorrisi a smorfie e contrazioni del viso sotto lo sforzo della prova che sta compiendo. Ecco Maurizio da Milano che si appresta ad entrare nello stadio Olimpico, le bandiere sventolano, il bianco, rosso e verde, i cori, ed ecco l'immagine di Maurizio da Milano inseguito da Priblinec. Ecco Priblinec al secondo posto in questo momento, la sua tabella statistica, i suoi dati statistici, il suo primato personale, i suoi grandissimi precedenti, ed ecco Maurizio da Milano vincitore della medaglia d'oro per la 20 km di mare. Ha soltanto 300 metri da compiere prima di ottenere il risultato prestigioso Maurizio da Milano, non è ancora entrato Priblinec, vince Maurizio da Milano, un altro grande momento di questa straordinaria giornata, entra adesso Priblinec, ma il distacco naturalmente è troppo rilevante per possa essere messo in pericolo. Nell'arco di 7 anni, tra il 1980 nel luglio moscovita al questo agosto romano, ecco Maurizio da Milano che ottiene due straordinari, prestigiosi successi, mentre è entrato con il numero 262 lo spagnolo Marin, ma naturalmente, eccolo inquadrato, ma naturalmente tutta l'attenzione su Maurizio da Milano che sta coprendo l'ultima curva, ha un vantaggio di 150 metri all'incirca su Priblinec, altrettanto il vantaggio di Priblinec su Marin, mentre entra anche Moscovic all'interno dello stadio, ma ormai l'immagine di Maurizio da Milano, quella più significativa di Maurizio da Milano, non mette neppur conto ricordare tutti gli straordinari successi in ogni manifestazione, la prima medaglia d'oro in questa rassegna mondiale 1987, la seconda in assoluto che si aggiunge a quella ottenuta da Alberto Cova sui 10.000 metri a Helsinki, a conferma delle straordinarie doti di resistenza che gli atleti italiani sanno mettere a frutto in tutte le manifestazioni. È felicissimo, ovviamente soddisfattissimo Maurizio da Milano, dettaglio il traguardo vincitore, accolto da un ulteriore aumento degli applausi, primo piano per Maurizio da Milano. Ed ecco Mattioli, ed ecco Carlo Mattioli che va a conquistare un significativo quinto posto, un significativo quinto posto perché c'è in pista anche Moscovic, il secondo posto va a Priblinec, Maurizio da Milano lo attende sul traguardo, il suo grande rivale cecoslovacco, si abbracciano i due, si capovolgono.